Gentili colleghi, vogliamo qui presentarvi un caso particolarmente interessante per la sua peculiarità. Viene alla nostra osservazione una paziente alla 13ª settimana e 3 giorni, di 45 anni appena compiuti, per la traslucenza nucale, per eseguire traslucenza nucale. Questo è un caso particolarmente interessante in quanto, come vedrete alla fine, abbiamo una rilevazione di una traslucenza nucale normale, ossia al di sotto di un valore soglia per rischio di cromosomopatia. Ma un'osservazione in una scansione più coronale verso il collo ci ha fatto evidenziare due piccole sacche che fanno inquadrare il caso nell'igroma cistico. Ricordiamo che l'igroma cistico è una mancata o alterata connessione tra i vasi giugulari, tra le sacche linfatiche e il vaso giugulare, ed è un'alterazione caratterizzata dalla presenza di sacche linfatiche laterali al collo. In questo caso è interessante vedere che non vi è un aspetto particolarmente accentuato delle sacche linfatiche. Qui abbiamo verso la destra del collo una sacca un poco più evidente, meno accentuata quella invece verso sinistra. In questo caso abbiamo una situazione che è caratterizzata da una traslucenza nucale che appare regolare e da sacche linfatiche ai lati del collo. Quindi possiamo inquadrarlo come un caso di igroma cistico. Ricordiamo che nel 50% dei casi l'igroma cistico è associato a una cromosomopatia e al Turner nel 50% dei casi per l'appunto. In questo caso specifico abbiamo un sesso maschile che ci fa quindi escludere che si tratti di un'associazione di un Turner. In ogni caso, pur avendo un dotto venoso normale, avendo una traslucenza nucale nella norma, e la vedrete nelle ultime immagini, sarà chiaro che il bambino andrà indagato successivamente mediante un'ecocardiografia e col cariotipo fetale nella fase immediatamente possibile. Abbiamo quindi in questa scansione la visione del cuore. Per quanto siamo lontani da un'epoca ideale per l'osservazione, si vede comunque una buona scansione di quattro camere, addirittura riusciamo a visualizzare gli assi lunghi cardiaci. In ogni caso, dobbiamo sempre ricordare che l'igroma può essere di varie entità, può essere particolarmente accentuato, meno accentuato come in questo caso, ed evolvere sia verso un igroma franco con un edema generalizzato, sia invece verso una risoluzione addirittura. Quindi ecco che si è piuttosto cauti nel dare una prognosi in presenza di igroma cistico. Qui vediamo i genitali maschili che, come ripeto, fanno quindi escludere quello che è la possibilità del Turner che incide nel 50% dei casi di igroma cistico. Vanno prese in considerazione poi la possibilità che sia un feto con una cromosomopatia tipo Down e quindi in ogni caso il cariotipo va eseguito. Abbiamo visto successivamente anche la visione dei due vasi, delle due arterie sul cordone ombelicale e del dotto venoso che come vedete in questo caso risulta compatibile. In ogni caso sempre, se la gravidanza evolverà e se non ci sarà cromosomopatia, il bambino andrà sottoposto all'ecocardiografia fetale. In questo caso ancora stiamo continuando l'osservazione del feto perché è corretto esaminare tutta l'anatomia e abbiamo visto che anche gli arti hanno un regolare sviluppo, sono ben rappresentate, le ossa lunghe, abbiamo un addome assolutamente, regolare con una buona visione dello stomaco, un'ottima quantità di liquido, una buona inserzione placentare. Il caso è interessante quindi prevalentemente per questo. Abbiamo un caso di igroma cistico, però con una traslucenza nucale che, come vedrete dalle ultime immagini, è assolutamente normale. Quindi ricordiamoci sempre che la visione di una traslucenza nucale normale
deve fare comunque procedere un'indagine assolutamente accurata. È importante che venga sempre osservato il collo fetale perché una traslucenza nucale regolare non esclude che possa esserci a livello del collo la presenza di un edema, appunto in questo caso della formazione di alcune sacche e quindi di un quadro di idromacistico che in questo caso, come avete visto, è un piccolo idromacistico. Stiamo continuando intanto l'osservazione dell'anatomia fetale, abbiamo visto anche le ossa lunghe dell'arto superiore, le mani, ecco qui vediamo il rachide e in questa scansione, quindi una scansione del tratto cervicale, vediamo la presenza delle piccole sacche linfatiche. Qui ecco il punto cruciale della discussione, la presenza della traslucenza. Come vedete in questo caso abbiamo una traslucenza assolutamente non sospetta, il valore di 1,5. Quindi ribadiamo ancora una volta l'importanza di non soffermarsi semplicemente alla traslucenza, ma indagare nelle varie scansioni coronarie e soprattutto a livello del latero cervicale, per valutare eventuali anomalie e spessimenti del collo. Ancora qui abbiamo un altro rilievo della traslucenza nucale che è assolutamente compatibile, assolutamente tranquilla. Come vedete qui la sacca, come ho detto prima, a livello del latero cervicale destro più accentuata, meno accentuata a livello del latero cervicale di sinistra. Qui è ben visibile appunto la sacca di cui vi ho parlato. In conclusione, bisogna dire che questo bambino andrà sottoposto a tutto l'iter diagnostico previsto in questi casi e quindi al cariotipo e successivamente all'ecocardiografia fetale e all'esplorazione di tutti gli organi. Come vedete, tra gli altri parametri abbiamo un osso nasale assolutamente presente e regolare anche dal punto di vista biometrico. Quindi il paradosso in questo caso è proprio legato a un'osservazione dello screening per cromosomopatia tranquilla, assolutamente, e a una visione di una malformazione quale l'igromacistico. Come vi ho detto, attenzione, possiamo